Buongiorno a tutti amici di Top Land. Lo so, di norma i miei video sono molto frizzanti, con tante battute, ma oggi no, oggi non sarà così. Non sono uno scrittore di professione e probabilmente mai lo sarò, ma ogni tanto mi piace tradurre i miei pensieri in parole scritte, perché come dicevano i latini, verba volant, scripta manent. E quindi oggi il mio video sarà una semplice lettura di quello che è il mio pensiero. Pensiero che ho espresso sulla mia pagina di Instagram simo.nasso. E no, non è un modo per farmi una pubblicità becera, non ne avrei motivo, ma semplicemente un modo per poter interagire con voi e commentare e discutere anche di quello che è il mio pensiero su ciò che è accaduto sabato. Chiedo scusa se magari dovessi avere, nel caso in cui dovessi avere un tono un po' colorito. Sono certo che il nostro grande postman Delio mi censurerà nel caso in cui andassi oltre i limiti consentiti. E quindi vi leggo quello che è il mio pensiero. Oggi avrei voluto commentare solo il risultato della finale di Champions, uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno. E invece no, tutto passa in secondo piano. E chi se ne frega che l'abbia vinta il Real? Per certi idioti sembra pazzesco, ma credetemi. Di fronte a determinate cose, il risultato sul campo diventa pura e semplice cronaca sportiva. E mi riferisco soprattutto a chi sfotte ancora per la sconfitta, a certi tifosi del Napoli che vergognosamente hanno fatto festa in piazza del plebiscito, che poi loro, che cazzo. La verità è che sabato abbiamo perso tutti, perché se da una miccia scoppia un incendio, significa che il terrorismo ha vinto, che la sua politica del terrore ha preso ormai il sopravvento e che la psicosi collettiva è ormai quasi inarrestabile. Ecco, oggi avrei preferito essere preso per il c***o per la settima finale persa su 9 disputate. Avrei preferito prendere 3 gol in più di quelli già subiti, piuttosto che leggere di un bambino di 7 anni in codice rosso e di una donna, anzi due, in gravissime condizioni. Quando passi tutti i giorni da quella piazza, da quei luoghi, quando vedi la tua elegantissima Torino ridotta così, a causa di un mini allarme che, fosse successo meno di 2 anni fa, avrebbe provocato probabilmente il nulla, quando vedi sui social gente che, nonostante tutto questo, continua a deridere la Juve e a scherzare su questa tragedia sfiorata, beh, quando vedi tutto ciò, capisci che forse è arrivato il momento di fermarsi un attimo e a riflettere e pensare che, probabilmente, il mondo ha raggiunto livelli di disumanità e di odio tali da dover per forza invertire la rotta. Per tornare un attimo alla partita, solo un attimo alla partita, è senza dubbio la sconfitta più indolore di sempre, perché ok, amo la Juve, ma amo ancora di più la vita. Ciao a tutti amici di Topland, al prossimo video.